Charles Sabine è un giornalista di fama mondiale che ha lavorato con grandissimi network internazionali e ha scoperto qualche anno fa che il padre era affetto dalla Corea di Huntington e la madre appunto gli ha diciamo, indicato questo problema. Lui è rimasto colpito moltissimo da questa sua mancanza e successivamente anche il fratello è rimasto colpito dalla malattia. Il padre nel frattempo è morto, il fratello è ancora in vita. Lui ha fatto il test genetico e ha scoperto che anche lui era affetto da questa malattia genetica. E da allora ha incominciato a girare il mondo diciamo, a dare il suo contributo alla ricerca proprio per portare avanti quelle che sono le tematiche di una persona che apparentemente ancora sana, sa che a un certo punto incomincerà ad avere una malattia tremenda neurodegenerativa. La Corea di Huntington è una malattia neurodegenerativa a sola base genetica. È l'unica malattia neurodegenerativa che ha solo una base genetica. Provoca praticamente movimenti abbastanza irregolari del corpo negli stadi iniziali e da quello prende il nome corea e negli stadi terminali porta al blocco di funzioni di base, quali la respirazione e altre funzioni e inevitabilmente la morte. Perché alla CISSA? Perché noi abbiamo un programma molto ampio che si occupa di malattie neurodegenerative e di malattie anche a base genetica e noi tramite un nostro corso di PhD di dottorato dove studiamo la genomica anche delle malattie neurodegenerative siamo estremamente interessati non solo alle tematiche di ricerca di base, ma anche a estendere, diciamo, a medicina traslazionale e quindi alla clinica. Tutto questo di concerto con il laboratorio interdisciplinare e CISSA Media Lab, cerchiamo di portare questa personalità alla CISSA per sensibilizzare non solo i ricercatori, ma anche il pubblico. Il fatto che questa malattia sia a sola base genetica, noi possiamo con un semplice test genetico individuare queste mutazioni che ci sono nel genoma di persone che hanno queste patologie e pertanto individuare la eventuale insorgenza di questa malattia. Sfortunatamente quello che a tutt'oggi non abbiamo sono delle cure che permettono a queste persone, una volta che la malattia inizi, di poter svolgere una vita, un'attività normale. E questa è, diciamo, la cosa che noi principalmente ci sta a cuore qui alla CISSA, cercare di coniugare ricerca di base e ricerca applicativa per individuare strategie terapeutiche che aiutino queste persone. E sicuramente un'esperienza particolare. E credo che lui è una persona estremamente sensibile a questo e il fatto che abbia scelto di aprire e condividere con il mondo questa sua realtà è sicuramente importante. È importante per sensibilizzare, per non abbandonare queste persone a se stesse e cercare di offrire al grande pubblico, ai sani, anche una visione particolare di quello che a un certo punto una persona già avverte come presente nel suo corpo, ma non ancora apparente, diciamo, al mondo esterno.